resto città di Roma con i suoi siti archeologici, ma anche la storia della città eterna nello splendore del Rinascimento e dell'opulenza del barocco. E poi altri luoghi simbolo della bellezza e dell'unicità del Lazio, come Civita di Bagnoregio, Rieti, Fornia, le isole Pontine e Cassino. Tutto questo è a spasso con ABC, il progetto promosso dalla Regione Lazio e dedicato agli studenti delle scuole superiori. Soffermarci con i ragazzi a vedere questi luoghi di Roma e del Lazio, ad approfondire i temi, a capire quanto siamo fortunati a diventare loro stessi narratori del territorio. Chiaramente confrontandosi con grandi artisti che hanno raccontato questo territorio, con grandi esperienze di viaggio, è un po' una sorta di grand tour, passato e presente sempre si incrociano e sempre possono essere un insegnamento per il futuro. La storia della città eterna e dei suoi protagonisti viene raccontata anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e della realtà aumentata. Questo è un posto dove i ragazzi, i turisti, gli stessi romani, possono venire a scoprire come leggere la città in un modo diverso. La storia di Roma comincia un po' prima della nascita di Roma, cioè comincia con la nascita di questo territorio, che ha delle caratteristiche speciali e che si possono riconoscere andando poi in giro per Roma. E in particolare i materiali vulcanici, così come il travertino, sono quegli elementi che caratterizzano l'urbanistica, i monumenti di questa città. E conoscerne la storia e più in generale capire quando si osserva è sempre un gran piacere. Allora, è stata un'esperienza molto interessante, quel punto Roma appunto in solamente 30 minuti abbiamo potuto vedere l'inizio di Roma anche il presente. Soprattutto aiuta anche ad approfondire molto la cultura di questa bellissima città. La passeggiata tra i luoghi della storia diventa racconto vivo ed emozionante perché è accompagnata da figure guida, scrittori, storici, registi, attori che offrono uno sguardo profondo, acuto e intelligente sul passato. Volevo sempre andare nelle scuole e parlare qui di questa, come Messaggero di Goethe. Il Messaggero di Goethe parla di questa Roma in un modo che veramente emoziona. Riavvicinarli alla città, dargli il senso dell'habitat, dell'ambiente in cui vivono, che è un ambiente poi attraversato da secoli, di millenni di storia, è fondamentale per dargli proprio il sentimento del tempo, dell'esistenza, che è poi il centro della vita.